Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Di cosa parleremo oggi? Di questa pinza crimpatrice pesantissima e massiccia della Vevor, che serve a crimpare i tubi in multistrato per i connettori idraulici tipo questi. Il tubo multistrato è questo di qua, ma chi è del mestiere ovviamente già lo saprà, conoscerà il prodotto. Chi non è del mestiere e ha in previsione di fare dei lavori di idraulica, con questo si sbrigherà. Costa 83 euro su Amazon, ha più di 300 recensioni, tutte positive, quindi mi sono incoraggiato a farmela inviare per farvela conoscere. Un prodotto davvero simpatico, fatto bene, massiccio, non è sicuramente un giocattolo, e quindi mettiamolo sul bancone e vediamo come funzionano. Non si utilizza così, si utilizza diversamente. È una pinza, si utilizzano le parti di sotto. Ora mettiamolo sul bancone e guardiamo come funziona. E allora, viene venduto all'interno di questa valigetta in plastica il codice CV1632, che sta ad indicare il range da 16 fino a 32, con una potenza, una forza applicabile di ben 6 tonnellate. Allora, prendo la valigetta e in realtà, sono sincero, non ho capito come vadano disposti questi accessori, perché ho fatto cadere tutto e non mi sono accorto della loro posizione. Questi vanno comunque messi qua, questo va messo qua. Ho trovato ovviamente all'interno anche il manuale di istruzioni, semplicissimo, su un foglio A4, con una descrizione molto rapida, ma l'utilizzo è molto semplice. Allora, si tratta di una pinza idraulica, ragazzi, è davvero pesantissima. Guardiamo come funziona. Abbiamo queste due parti che ovviamente, come tutte le pinze, vanno strette, vanno unite fra di loro, una è fissa, l'altra si muove. Abbiamo qua il meccanismo che va a pompare l'olio e che fa chiudere questa parte. Quindi, facendola avvicinare con una forza di 6 tonnellate, permette di crimpare i tubi. Per poter tornare indietro basterà ruotare questa rotellina verso la scritta ON. Da questa parte abbiamo il sistema di apertura e di chiusura. Come vedete, se messa in posizione orizzontale, con una molla si aprirà automaticamente. Invece, se messa dritta, in questo modo la molla fa un po' di fatica, riesce ad aprirla, ma insomma, diciamo, non è proprio fortissima. Comunque, si utilizza solitamente in questa posizione, quindi si apre rapidamente e si può crimpare il tubo successivo. Ovviamente questi sono gli accessori che ci permettono di adattarla al diametro del tubo che utilizzeremo, e nella parte posteriore degli stessi troviamo la scritta, in questo caso per un tubo in multistrato da 16. Per poterli inserire e disinserire, come vedete, abbiamo queste sferette con una molla che le spingono verso fuori e vanno ad incastrarsi all'interno di questa guida. Quindi si spinge allo scatto, posizionata al centro, possiamo posizionare anche quella dal lato opposto e in questo modo saranno perfettamente allineate. Quindi facciamo una prova. Una volta inserito il tubo, possiamo inserirlo all'interno della pinza. Come vedete, abbiamo queste guide. Quelle più grandi servono per poter inserire questa parte in questo modo. Va ad alloggiarsi perfettamente. Possiamo utilizzarla sia da questa parte che da quest'altra parte. E la parte metallica, quella che verrà crimpata, invece va a combaciare esattamente con questa sagomatura, che sarà quella poi che si occuperà di stringere. Quindi richiudo. Questo lo mettiamo su off. Iniziamo a stringere. Come vedete, le due parti si uniscono. Ok, quando dobbiamo fermarci? Semplicemente quando non riusciamo più a stringere. All'interno c'è dell'olio, essendo un liquido è incomprimibile, quindi quando non riusciamo più a stringere vuol dire che siamo arrivati al massimo. Quindi continuiamo. Ok, adesso sta diventando sempre più duro, ma comunque facilmente utilizzabile. Ok, a questo punto non riesco praticamente più a stringere, riapro. Abbiamo il nostro connettore perfettamente crimpato. Adesso è praticamente impossibile da rimuovere. Questo è un metodo molto rapido per poter fare i collegamenti idraulici, che si può utilizzare con diversi tipi di diametro. Questo per esempio è da 20 e, utilizzando la misura specifica, potrei fare lo stesso tipo di crimpatura, ma non ho un connettore della misura adatta, quindi non posso farvelo vedere. Nel caso in cui si tratti di raccordare due tubi, come in questo caso, basta inserirlo da quest'altra parte e si crea un raccordo unendo un tubo a un altro, ma in questo caso abbiamo la possibilità di crimpare velocemente in modo definitivo. Adesso facciamo un'altra ripresa, però un poco più dettagliata. Ok, anche in questo caso siamo arrivati alla fine della sua corsa.
Non riesco più a stringere, ovviamente, ma sarebbe inutile applicando più forza, dato che comunque ormai le due ganasce si stanno stringendo fra di loro, non otterrei nessun altro risultato. Quindi apriamo, possiamo estrarlo anche semplicemente sollevandolo e tirandolo verso dietro, oppure aprendolo e poi facendolo filare. Ovviamente nel caso in cui si tratti di un tubo intero, lungo, non abbiamo alternativa, bisogna assolutamente aprirlo. Nel caso in cui si tratti invece di un raccordo che preveda una lunghezza ridotta, si può utilizzare in questo modo. Guardate. Un raccordo eseguito in pochissimi secondi, un'ottima tenuta, come sarebbe ovviamente anche con i raccordi con filettatura, però in questo caso abbiamo un lavoro molto più rapido. Adesso mi sono inventato un sistema improvvisato, spero che funzioni, per farvi capire quale sia il funzionamento. Ho inserito un tubo in multistrato da 16 all'interno di uno da 20, martellandolo. Quindi cambiamo misura e vi faccio vedere se mi riesce, anche se è intuitivo, però mi piace fare un esempio un pochettino più completo. Ok, forse sono riuscito a ottenere qualcosina. Allora, sì, ho fatto una crimpatura. Come vedete, ovviamente lo ha deformato. Però, per renderci conto di quello che andrebbe a fare, vi faccio vedere adesso sezionandolo. Ok. Questo è quello che fa all'interno, quindi crea queste scanalature che sono perfettamente visibili anche dall'esterno. Ovviamente sul metallo non avremo mai questa sporgenza, non avremo mai un risultato del genere, però come vedete l'effetto è questo, quindi stringe con queste due crimpature in modo da andare a fare pressione sul tubo e quindi creare una chiusura ermetica. Comunque il sistema della crimpatura è questo, stringe questa parte metallica nel tubo che va a bloccarsi in questa parte interna in ottone, quindi crea una chiusura ermetica che ci permette di fare questi raccordi e queste chiusure, collegarlo ad un impianto. Cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto quindi di questa pinza? Allora, mi è piaciuto quasi tutto, considerando, come ho detto all'inizio, che è la prima volta che io utilizzo un prodotto di questo tipo. Ho sempre fatto i raccordi con raccordi appunto filettati. In questo caso ritengo che sia una cosa molto utile e valida, soprattutto veloce. Certo, il suo costo 80 euro, se si deve utilizzare una o due volte in casa, forse non è proprio la spesa ideale. Però chi ha intenzione di fare diversi lavori o chi deve farlo per lavoro, allora può essere una spesa giustificata, insomma, valida. Ma non mi piace tanto il fatto che ci si dia pugni, quindi se avessero messo un fermo da questa parte, cosa che si può fare benissimo mettendo uno spessolino, eccetera, incollandolo, però avrei preferito che la chiusura si fermasse automaticamente in modo che le due mani rimanessero a questa distanza. E invece ci si prende a pugni, non è proprio sicuramente il massimo. Si deve fare una cinquantina di volte al giorno se si torna a casa con le nocche rosse. Niente di che, però comunque era giusto farvi notare anche questo piccolo dettaglio. Per quanto riguarda il peso, più che giustificabile, perché effettivamente è robusta, fatta bene, è davvero un prodotto pesante, insomma, sicuramente non ha un peso indifferente. Per il resto, prodotto funzionante, io lo promuovo. Se vi serve, andate a guardare il link nel primo commento e nella descrizione. Se riesco ad ottenere anche un codice di sconto, meglio ancora. E non mi rimane che ringraziarvi di aver visto il video fino alla fine. Vi invito a cliccare qua sul pollicione di su. Vi invito anche ad iscrivervi e a cliccare sulla campanella dopo esservi iscritti. E ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.